Bene amici, lei è BMW IX ed è un concentrato di tecnologia, proprio per questo farò un video a parte per raccontarvela tutta, questa è il test drive, ve la faccio vedere da fuori, un overview quanto consuma, come va su strada, ma partiamo dal design, imponente, con una calandra veramente particolare, sulle elettriche perde la eh, funzione di raffreddare il motore e allora dietro qua ci sono i radar degli ADAS ben nascosti, Con tra l'altro le spire per andare a dighiacciare o a togliere gli appannamenti. E una tecnologia particolare perché autorigenerante, graffiettini, sassolini, parcheggi. Beh, se il danno non è esagerato, verranno autoriparati poi in base alla temperatura. Più va caldo prima si riparano. Tra l'altro, il CX di questa vettura è veramente basso, nonostante la sezione frontale è veramente grande. Grazie anche alle prese d'aria là sotto, che si aprono e si chiudono. Alla bisogna il cofano motore. Non si apre perché qua sotto le mani ce le devono mettere solamente i eh, tecnici specializzati, anche perché la macchina elettrica rispetto alla termica ha moltissima manutenzione in meno quindi anche inutile aprirlo però c'è una genialata ovvero sotto il logo BMW No, oh, adesso si è chiuso perché giustamente si è chiusa la macchina allora ve la apro e vi faccio vedere come lei quando la aprite vi saluta con questa bella ferma luminosa beh qua sotto c'è la possibilità di rabboccare l'acqua del lavavetro con questa specie di imbutone che è molto comodo vi ho accennato dei fari, firma luminosa molto bella, ma soprattutto laser, fanno una luce pazzesca di notte, illuminano benissimo la strada. Vi faccio vedere il taglio laterale, 4,95 m di lunghezza, i cerchi si può arrivare fino a 22 pollici, le invernali però arrivano fino a 21 e questi sono proprio i 21 pollici, quale altre telecamere per il 360, le maniglie sono completamente elettriche e eh, retroilluminate ovviamente c'è l'accesso keyless e vi faccio vedere anche il taglio posteriore che anche qua è molto particolare con luci di posizione indicatori di direzione posteriori completamente led qua abbiamo la telecamera per completare il 360 tra l'altro con uno spruzzo che esce fuori dal logo BMW e la va a lavare quando si sporca qua sotto la possibilità di aprire il portellone ovviamente elettroattuato e qua ci sono la ripetizione delle luci perché la sicurezza rimane invariata anche quando il portellone è aperto le luci di ingombro diciamo 500 litri quando i sedili posteriori sono in posizione, si possono reclinare facilmente tirando queste leve e la qualità generale di questa vettura si capisce anche da quanto è rallentato il movimento di abbassamento del sedile. Quando la vettura ha questa configurazione, 1750 litri, una cosa, un po' alto il, il piano di carico, ma ovviamente sotto il pianale ci sono le batterie. Però qua dietro un vano per i cavi è stato ricavato ed è anche piuttosto profondo. Luci LED. Qua abbiamo ganci gancetti, qua abbiamo la presa 12 volt e vi faccio vedere lo sportellino della ricarica che è un'altra cosa che mi piace molto. Solitamente le vetture hanno dei copri prese in gomma molto scomodi, qua invece abbiamo due levette che aprono o la carica AC, carica fino a 11 kW. Qua forse una critica, potevano starci i 22 vista la tipologia di vettura e la batteria veramente grande. Io ho la versione da 115 kWh, che sono veramente tantissimi. E qua sotto la ricarica combo lei riesce a succhiare fino a. 200 kW, quindi carica dal 10 all'80% alle colonnine ultraveloci in mezz'ora nonostante la grandezza della batteria, comodo questo led che di notte ci guida nella ricarica e ci dice anche se sta caricando o meno basta aprire la porta per rendersi conto il lavoro fatto da BMW sui materiali figlio dell'esperienza fatta sui tre. guardate carbonio alluminio per alleggerire un po' la vettura che oggettivamente è penalizzata un pacco batterie molto grande quindi molto pesante, belle le finiture del Pannello porta con questa pelle conciata con foglie d'ulivo regolazione sedili qua sulla porta questa Finitura e optional, sinceramente, io non la prenderei. Due posizioni memorizzabili con dei sedili che sono delle poltrone. Poi vi racconterò quanto sono comodi, ma già lo si capisce guardandoli. Riscaldati, rinfrescati e salendo a bordo, schiacciando il pulsante start and stop, ci accoglie una bella musichetta e la personalizzazione, nonché l'accensione dei due grandi schermi. A me piace molto il volante, due razze con i comandi a portata di dita a sinistra per il Cruise e gli Adas a destra per l'infotainment e mi piace anche il minimalismo dell'abitacolo dove sono stati tolti tanti pulsanti dove non c'è il tunnel quindi c'è tanto spazio anche lì per le gambe per oggetti e l'altra cosa che mi piace proprio una cosa pragmatica è che è vero c'è cioè lo schermo è vero sono stati tolti i pulsanti ma le regolazioni del climatizzatore sono qua a portata di mano vi faccio solo vedere però come poi si può personalizzare anche la climatizzazione ma Ripeto, la tecnologia l'infotainment sarà uh, oggetto di un altro video. Rimane comunque la penisola con qualche comando, con la wheel per, se non volete usare il touch, spostarsi nello schermo dell'infotainment con delle scorciatoie rapide e con la possibilità di andare nel My mods e quindi avere tre differenti non solo profili di guida, ma cambia anche l'atmosfera, l'illuminazione e il sound che può non esserci oppure può esserci, ovviamente, campionato Qua sotto c'è il vano per la ricarica wireless, due tipo C, due portabicchieri, la presa 12 volt. E poi una cosa comodissima: il portacellulare. Se non volete ricaricarlo lì sotto, a parte che dal software si può anche eh, spegnere la ricarica wireless, oppure avete una persona di fianco che non sa dove mettere il cellulare. Ah! C'è un porta cellulare, Cioè questa cosa è comodissima. Abbiamo la possibilità di alzare abbastanza la vettura perché ci sono le sospensioni pneumatiche E di attivare le telecamere a 360, poi ve le faccio vedere, sono fantastiche. Tanti vani, vanetti a disposizione e un tetto veramente enorme, ma non solo enorme, ma anche oscurabile con un dito. Guardate se io schiaccio questo pulsante cosa succede? Tada! L'albero non si vede più. Tada! L'albero si vede. Che bello! Tecnologia L CD. ma adesso andiamo dietro, qui vi faccio vedere anche lo spazio a disposizione dei passeggeri, anche dietro ovviamente le maniglie sono elettriche, le finiture sono le stesse, tra l'altro suona veramente bene con questo impianto stereo e guardate quanto spazio ha a disposizione, complice il passo che è veramente lungo. Cosa ve lo dico a fare? Io sono alto 1,62 m e ci possono stare due, magari due, no, ma un Andrea e mezzo sicuramente sì. Ci sono le prese USB tipo C qua dietro nei sedili, addirittura due per eh, sedile. Ma anche se mettiamo il sedile del passeggero, del guidatore, settato su un'altezza di un occupante di 1,90 m, come il mio collaboratore che è seduto fino a 5 minuti fa, guardate dietro quanto spazio c'è: due spanne, veramente tantissime il climatizzatore di serie 3 zona optional può essere a 4 zone I, gli attacchi isofix sono messi dietro questo pannellino quindi belli perché basta alzarlo sono molto comodi da raggiungere non vi servono abbassate e vengono completamente nascosti il porta oggetti c'è meglio porta bicchieri ed è nascosto qua nel bracciolo ovviamente c'è anche la possibilità del carico passante insomma devo dire che l'effetto lounge e poltrona c'è tutto ma adesso andiamo a guidarla per vedere come va su strada e la prima cosa che voglio farvi vedere visto che devo uscire da un parcheggio è il sistema di telecamere eccezionale vista 360 ma soprattutto guardate qua una regia di camere perché se metto marcia avanti mi si attiva quella davanti se metto marcia indietro mi si attiva quella dietro e se mi si appropinco a un ostacolo se mi avvicino io a un ostacolo guardate con questi quadrati e con l'avvisatore acustico ma anche con il colore la macchina mi avvisa che mi sto avvicinando e guardate quando mi avvicino troppo vista dall'alto Fare manovra nonostante sia molto larga, quasi due metri, è fantastico. Altra cosa fantastica, visto che sto scendendo da una rampetta, sono le sospensioni ad aria. E appena partiti, il silenzio. Mamma mia, che silenzio a bordo. DOS urbano che denota una cosa, oltre al comfort, l'ottimo smorzamento. Cioè, anche adesso sentite, sono sceso, pum. Si abbassa la sospensione, si rialza e rimane lì. Tra l'altro, non so se avete visto, no, forse voi no, ma io sì, là nelle DAP display, siccome qua c'era un dare precedenza, me lo ha ripetuto e me l'ho fatto vedere. Poi vi faccio vedere quando c'è uno stop cosa succede. Mamma che sole, le ha, lette, le ha lette bene. E rimanendo in tema comfort, le solite rotaie. Overcraft, comodissima davvero. Guida assistita, attivo subito il... Assisted driving mode Lo setto a 50 km orari E ok guida assistita di livello 2 Ma vi assicuro che anche in città questa macchina potrebbe veramente guidare quasi da sola Perché segue la vettura che ci precede E guardate adesso visto che c'è il semaforo rosso La macchina davanti si fermerà E anche questa iX si fermerà E devo dire che ha un ottimo rallentamento Un'ottima taratura Molto confortevole Ma adesso ciao BMW Ho caldo D'accordo, presto sarà più fresco. Tra l'altro nel frattempo la vettura è ripartita automaticamente. L'assistente vocale può fare tantissime cose, ovviamente guidarvi in una determinata posizione, ma anche per esempio ricordarvi di qualche appuntamento o appunto andare a cambiare la sintonizzazione della radio, la climatizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, L'unica critica è la voce dell'assistente vocale. Ci vorrebbe un po' meno robotica, diciamo. Ovviamente ci segnala il traffico ed in effetti è così: guardate, rosso rosso, ma eccola la realtà aumentata. Quando ci sono delle svolte, o comunque dei posti in cui magari c'è una curva, un pochino complicato lo svincolo. La camera anteriore si attiva e si sovrappone una freccia per farci vedere esattamente dove dobbiamo andare. Ma, già che c'è il sole proprio contro il quadro strumenti, faccio vedere come anche col sole che picchia proprio qua rimane comunque molto ben visibile. Mi piace questa cosa. Vedete? Abbiamo i comandi vocali abbiamo in realtà aumentata che più andiamo avanti più ci dà indicazioni precise, ma abbiamo anche la mappa che vediamo sulle DAP display. E se in città dovete divincolarvi, comunque schiacciate e parte subito. 385 kW si sentono si sentono Ovvio che se la guidate in maniera aggressiva in città pesa tanto, start and stop, i consumi ne risentono. Ma con una guida attenta mediamente 20 kWh ogni 100 km. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è l'intelligenza della rigenerazione perché in D. Ce la si può settare, quindi si può decidere la potenza rigenerante, ma se la lasciate in standard è adattiva. Quindi se come in questo caso avete avanti un veicolo che va alla stessa vostra velocità avrete un veleggio. In questo momento ho tolto il piede dall'acceleratore, ma se la vettura davanti rallenta o se voi state arrivando più velocemente alla vettura che avete avanti e mollate l'acceleratore, la rigenerazione aumenta in maniera molto intelligente. Mettendo su B abbiamo la classica guida One. Pedal che arriva fino a zero. Ed è sempre molto rigenerante. Quindi, veramente il pedal e il freno lo userete solo in situazioni di emergenza. Galleria molto bella l'illuminazione lounge ma poi questa la approfondiamo ma entrando in autostrada vi faccio vedere come l'assistente non solo di corsia ma proprio di guida sia preciso guardate mi tiene esattamente il centro della carreggiata bello il fatto che ovviamente mi avvisa che devo mettere le mani sul volante e mi si accendono anche due led qua sul volante stesso per attirare l'attenzione tra l'altro guardate come i radar e, tele e le telecamere riescono a leggere molto bene il traffico che c'è intorno a noi anche questa cura Guardate come ci tiene il centro e tra l'altro, se metto l'indicatore di direzione per cambiare direzione, mi avvisa e diventa giallo proprio perché c'era una vettura nell'angolo cieco. Ovviamente c'è l'assistente dell'angolo cieco. Si accende quel triangolo sullo specchio e se non c'è nessuno e metto la freccia, vedete diventa tutto grigino. La macchina cambia corsia e quando la nuova corsia riprende la guida autonoma di livello 2, cioè vuol dire che voi le mani sul volante dovete tenerle. Ma lei sono sicuro che potrebbe guidare davvero. Da sola, a 110 il silenzio è a dir poco assoluto e i consumi intorno ai 18 kWh a 100 km. Ma adesso vi faccio sentire: a 130, tra l'altro, con un'accelerata ci arriviamo veramente in un attimo. È cioè praticamente è cambiato pochissimo qualche fruscio aerodinamico in più ma lontano è una bestia da autostrada oserei dire veramente una gran turismo cioè voi la mettete qua a 130 magari alzate il volume e vi godete il viaggio tra l'altro suona veramente bene Bella bella! Animale da viaggio! L'altra cosa comoda sono le scorciatoie! Sono qua, basta fare uno swipe giù e... Sostituiscono un po'. Vi ricordate quei vecchi pulsanti delle BMW sulle memorie delle stazioni nei quali potevate memorizzare qualsiasi cosa? Beh, lo potete fare anche nelle scorciatoie. Qua potete memorizzare qualsiasi funzione della vettura ed è molto molto comodo. Ah, e a 130 26 25 kWh a 100 km. Ma. Ecco a cosa serve la coppia subito: quando avete un camion davanti che non si sposta, schiacciate e arrivate subito alla velocità alla quale volete arrivare. Auto limitata 200 km all'ora: se non si è capito, sì, parliamo un po' di handling. Molto buona la tenuta laterale e soprattutto le quattro ruote sterzanti. La rendono più agile rispetto a quei 5 metri quasi di lunghezza e quelle 2 tonnellate e mezzo che sono la carta che ci dice la scheda tecnica. Ovvio che sono numeri che, ok, le batterie sono in basso, ok, il baricentro è in basso, ok, tutto quello che volete, ma non possono scomparire. Quindi la guida è da gran turismo. Cioè, non è una sportiva, ma quando dovete andare veloce in autostrada, levarvi in impaccio, riprendere. Le prestazioni ci sono, insomma, quel piacere di guida di cui BMW è sinonimo qua c'è ovviamente mediato da stazza e da dimensioni. Ma My Mod lo metto in sport. Sentite, si attiva un rumore sintetizzato che a me piace, ma soprattutto ci dà idea della velocità. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Prima di tutto, faccio un destra-sinistra, sbagliando giù tutto l'acceleratore, mollo in curva. E due le cose che mi piacciono. Il volante che è diretto e che pur essendo un SUV è anche preciso, abbastanza preciso. E poi il fatto che l'ESP intervenga bene. Lì ho dato gas in curva, ho mollato in curva. Insomma, ho fatto cose che non si fanno. Eppure la vettura è rimasta lì come su dei binari. Quindi, il trasferimento di carico si sentono pesa tanto. Ma l'elettronica e l'assetto sono molto buoni. Tra l'altro, frenata rigenerativa e frenata meccanica si vanno a sovrapporre perfettamente. Ottima frenata, mi piace. La cosa bella è che non solo ha il parcheggio automatico in perpendicolare, parallelo, verticale con l'elicottero, scherzi a parte, funziona molto bene. Ma anche l'uscita dal parcheggio automatica, quella non ce l'hanno molte vetture. Come si fa? Semplicemente quando si arriva in vettura guardate, ci propone questo menu: avvia e uscita dal parcheggio. Voi gli dite da che parte volete uscire. Io voglio uscire da quella parte. Basta. Non devo far altro che premere il freno del pedale. In questo modo ha messo automaticamente l'indicatore di direzione. Io non sto facendo niente, guardate, la macchina si sposta da sola. Vediamo se riesce a non fare danni e uscire perfettamente. Io non sto toccando niente, né freno, né acceleratore, né sterzo, proprio zero. Non tocco niente, ho rischiato, ho sudato un po' freddo perché ho visto l'indicatore sul rosso e manovra conclusa in realtà è vero sono uscito basta che accelero e vado fuori dal parcheggio bella l'uscita automatica ed ecco lo stop guardate cosa succede se io non mi fermo avviso acustico ed up display e anche lì nel cruscotto la segnalazione ma adesso vi porto in un garage per farvi vedere l'illuminazione lounge ma soprattutto tutto per farvi vedere un altro assistente alla guida che è geniale. Immaginatevi rampa del supermercato, stretta, voi arrivate, a un certo punto c'è un'altra auto che sta salendo, dovete fare retromarcia, mamma mia che casino girarsi e fare tutta la manovra ritroso. In realtà qua è molto semplice perché c'è questo avvia assistenza alla retromarcia che appare quando si mette proprio la retro e guardate qua vi dà l'indicazione sia in realtà aumentata sia schematica di quello che voi avete fatto negli ultimi 50 metri precedenti e la vettura prende il comando dello sterzo per farvi fare a ritroso esattamente quello che voi avete fatto a marcia avanti. Questa cosa è comodissima quando vi incastrate nei classici cul cool de sac o oh, in queste rampe a spirale che sono sempre molto complicate da fare in retromarcia, perché è salita, curva, insomma, Fantastico. Avvicinandoci all'auto, automaticamente vi saluta, si accendono i fari diurni, si proietta a terra il logo, molto bello, retroilluminate anche le maniglie delle portiere. E bellissimi i fari posteriori tra l'altro sono i fari più sottili mai montati su una bmw avete visto poi se non aprite la vettura entro top tempo cosa succede un'animazione ma basta riavvicinarsi toccare e voilà si riaccende tutto tra l'altro questi led di illuminazione lounge sulle portiere hanno varie funzioni vi faccio vedere una cosa se io chiudo la vettura vedete ci segnala con una linea rossa l'avvenuto eh, bloccaggio quando apriamo la vettura verde e quando è Entriamo, si accendono di un colore personalizzabile per andare a illuminare l'ambiente. Bellissima l'illuminazione della pedaliera, anche le tasche delle portiere sono ovviamente illuminate. Ma entrando, vi faccio vedere il cruscotto quando si schiaccia il pulsante start and stop, come ci accoglie con una bellissima. Animazione, poi faccio vedere la personalizzazione dell'ambient light con il colore che può essere settato su varie nuance. Vedete, basta poi schiacciare la nuance desiderata e tutta la macchina si predispone. Ma per quanto riguarda i fari LED, anzi laser, guardate che potenza, veramente incredibile tra l'altro vedete c'è anche la possibilità di fare una luce ad hoc quando la macchina va in carica adesso ve lo faccio vedere e quando si attacca il connettore della ricarica i led lampeggiano per dire che è partita correttamente e tra l'altro là nel cruscotto abbiamo tante indicazioni utili ovvero quando finirà la carica e bella anche la grafica, tra l'altro ci dice anche a che potenza sta caricando. Ma prima delle conclusioni, due parole sull'infotainment: farò uno speciale ad hoc perché c'è veramente tanto da dire. Nuovo sistema operativo 8 con tutti questi widget che sono configurabili. Insomma, fatto molto bene, mille opzioni, ma soprattutto Apple CarPlay e Android Auto che ci sono, sono wireless, ma soprattutto se usate le mappe della navigazione non dell'infotainment integrato, ma proprio di CarPlay Android Auto, avrete la ripetizione dei pittogrammi qua sul cruscotto. Poche macchine fanno questo e lo trovo molto comodo. Con questo pulsante si va alle impostazioni di guida, ma volevo farvi vedere al volo le opzioni che abbiamo sulla ricarica. La modalità di ricarica, cioè se caricarla subito o in un determinato range, magari avete, non so, una wallbox che vi consente una tariffa particolare di notte, lo potete fare. Potete programmare una partenza per trovare la macchina al 100% e alla temperatura impostata, ma questa è un'opzione interessante, la limitazione della... Corrente in CA: se voi la collegate magari al vostro box, voi avete un contatore che so da 3 kW, non volete succhiarli tutti, potete limitare la corrente. È un'opzione veramente interessante, così come interessante l'obiettivo di ricarica. Possiamo decidere di caricare la batteria all'80% invece che al 100%, per preservarne un po' la vita. Insomma. Dovrei avervi detto quasi tutto, sentite anche il bel sound che fa quando scendete, cosa manca come al solito, l'autonomia e i prezzi. Ho qua il mio bigino, allora in città vi ho detto 20 kWh, 100 km, quindi circa 500 km, a 110 circa 600 km, a 130 circa 400 km, 130 che è la velocità autostradale, prezzi! 103.000 euro questa versione con già tanto di serie, Io aggiungerei solamente il pacchetto Innovation che porta gli ADAS al massimo totale 107.000 euro, c'è anche la versione 40, questa che ho provato è la versione 50 con batteria da 76 kWh e um, a 84.000 euro e una potenza di picco dei motori leggermente inferiori, sicuramente non sono prezzi popolari, sicuramente una bestia da autostrada da viaggi, ma le considerazioni finali le farò dopo aver fatto un Milano, Roma, Milano in giornata con questa IX50, perché secondo me con una batteria di questo tipo, con questo tipo di comfort, si può fare. Voglio sfatare il mito di tutti quelli che mi dicono, è eh, la macchinetta che non la compro perché non posso andare a Roma. Io ci vado a Roma e ci torno pure e vi dimostrerò che si può fare. Ciao!